Grazie. Allora, questo è un video che faccio un po' su richiesta, un po' perché avevo già pensato di farlo, magari un po' più in là, e comunque qualcuna di voi già lo sa se mi seguite. Lo scorso weekend sono stata fuori, siamo stati ad Ischia, un'isola che molti di voi sapete non distantissima da Napoli, e sono rientrata ieri sera. Tra l'altro ho chiuso il giveaway, avrete ormai già visto anche la vincitrice e colgo l'occasione di nuovo per ringraziare chi ha partecipato con affetto al giveaway e proprio tra i commenti del giveaway qualcuna mi aveva chiesto di fare un video sul beauty delle vacanze e quindi non ho avuto tempo di farlo prima della partenza, ma siccome avevo ancora i bagagli da svuotare, da sistemare, prima di fare questa operazione ho pensato di fare appunto il video e farvi vedere per un semplice weekend, quindi 2 giorni, tra l'altro al mare, quindi diciamo da passare soprattutto a mare, quindi io sinceramente quando sono a mare non mi trucco, dico la verità. E allora vi faccio vedere che cosa ho portato. Avendo un bimbo dietro, ho comunque portato un valigione grande con tante cose che mi servivano per il bambino. E poiché partivamo con l'aliscafo, non potevo fare tantissimi bagagli perché tra il valigione, la borsa mare, il passeggino, insomma, sarebbe stato un po' problematico. Quindi mi sono proprio davvero limitata anche per quanto riguarda il beauty. Ho optato per un beauty così, che quindi ho messo in valigia, e per il make-up invece ho utilizzato questa borsetta che, se avete visto il video della box di Una donna vagabonda, mi è uscita appunto dalla box. Ho optato per questa perché è morbida, quindi l'ho ripiegata così e occupava davvero pochissimo spazio. Vi faccio vedere cosa ho nel beauty. Ah, se notate che sono pallida come al solito, le motivazioni sono due. In primis, purtroppo non siamo stati molto fortunati con il tempo, quindi di mare infine ne abbiamo fatto poco. E poi io sono quello che si chiama un fantasmino, cioè la mia pelle è davvero bianchissima, quindi per avere un colorito che quantomeno si noti, dovrei fare almeno 2 settimane di mare non stop. Quindi insomma, vabbè. Allora inizio ad aprire questo, vi faccio vedere allora che cosa avevo portato. Allora, in primis avevo portato questo. Come vedete, io l'avevo acquistato già l'anno scorso da Benetton e sono delle boccettine molto utili anche per l'aereo, per chi mi aveva chiesto dell'aereo, perché sono da 100 ml e quindi in aereo le accettano, insomma, tra il bagaglio dell'aereo. E qui avevo messo un bagnoschiuma, qui avevo messo il mio shampoo e qui il bagnoschiuma per il bambino. Come vedete, le altre sono rimaste più o meno piene perché poi abbiamo trovato tutto lì in realtà, quindi non le ho usate molto. Solo quella del bimbo, che è quel bagnoschiuma, insomma, delicato che uso per lui, e quindi abbiamo usato questo qui. E quindi questo, vedete, in questo pratico astuccio, io l'avevo preso, ripeto, alla Benetton, avevo pagato sui 5-6 euro, non ricordo, e sono molto pratiche, ve le faccio vedere. Hanno questo tappo così con il push che si apre e quindi non perdono liquido, eccetera, e occupano pochissimo spazio naturalmente. Poi avevo portato una spazzola, ovviamente. Poi avevo portato il mio deodorante, che io uso questo che è fantastico, mi piace tantissimo, di Garnier Mineral Fresh, buono. Poi che altro avevo preso? Avevo portato con me questi cotoncini di Sephora, quelli da make-up. Poi avevo portato in queste sacchettine, anch'esse molto comode, che prese all'IKEA. Questi sono i cotton fioc per i bebè. E in quest'altro dei cotton fioc per noi. E poi avevo preso questa piccola pochette che si vede, non so se riuscite a vedere, è di carta. Questa è di Caudalie. Io l'ho presa in farmacia, c'erano dentro tutta una serie di prodotti, anche se io non li ho portati via tutti con me, perché vi faccio vedere, ad esempio, per struccare ho portato il mio solito struccante, questo di Brochet.
E poi vabbè, avevo messo dei dischetti per struccare appunto. E vabbè, un elastico per i capelli. Avevo portato anche una cuffietta da bagno che non ho usato perché lì l'ho trovata, ovviamente. Poi di Caudalie avevo portato questa crema per il corpo, questa mini size per il corpo. E avevo portato anche questa qui di Alchimia Natura, questo sample che ho ricevuto, poi vi farò una recensione su questi prodotti che ho ricevuto da Alchimia Natura. Non so, non viene messo a fuoco, comunque è una crema molto buona, ha un profumo fantastico e l'avevo portata con me perché essendo una mini size era molto comoda. Poi ho portato questa acqua struccante sempre di questo set di Caudalie. E poi avevo usato questo antirughe sempre di Caudalie, sempre mini size. Allora, scusate, ho dovuto cambiare postazione perché come al solito avevo la batteria della videocamera scarica e quindi più o meno vi avevo mostrato tutto il beauty. Ora vi mostro cosa avevo portato in questo, quindi diciamo i prodotti di make up che ho portato per praticamente 2 giorni. E allora, dunque, andando ovviamente al mare speravo di prendere un po' di colore e quindi non ho portato fondotinta, ma ho portato la BB cream. Poi avevo portato questa come cipria, che come sapete è la mia preferita, ed è questa qui a mosaico di Kubrans, la Kubrans di Avène. Poi ho portato il bronzer che sto usando in questo periodo, che mi piace tantissimo per l'odore, che è questo qui di Yves Rocher ed ha il profumo di Almonoide Tahiti, questo. Poi ho portato come blush questo qui di Essence, che è il Baby Doll, il numero 20, eccolo qua. Ho portato questo perché mi piaceva un po' più rosato anziché quello pesca che utilizzo io solitamente. Questa luce mi fa proprio pallida ancora di più. Poi, come correttori avevo portato questo qui, che vi ho fatto vedere diverse volte di Barbara Bort. Questo qui così, che per la zona delle occhiaie, mentre visto che ultimamente, poi vi parlerò anche di questo, mi sono usciti diversi brufoletti anche sotto pelle, ho portato questo qui di Yves Rocher, di cui vi ho anche parlato diverse volte, che è appunto un correttore che copre perfettamente il brufoletto, ma contemporaneamente, diciamo, fa un'azione di guarigione, diciamo, quindi doppia azione. Poi avevo portato, mi rendo conto, proprio pochissime cose, anche se poi, cioè sembrano tante, ma per me sono pochissime. Questi pennellini qua, me ne manca uno, mi sembra, sì. Allora, avevo portato questo per la cipria, un po' spelacchiatello, però era più piccolo, quindi più pratico. Questo qui, per il blush. Questi due per applicazioni e sfumature e questo qui per l'arcata sopraccigliare. Io vi ho detto che uso spesso questi qui, questi gommini, e avevo portato questa piccola spugnetta per eventualmente qualche così correzione, pulizia veloce. Infatti l'ho usata, è un po' sporchina. Poi che altro? Allora, per gli occhi avevo portato semplicemente questa palettina di Too Faced, che è molto pratica,
e che ha dei colori secondo me molto estivi perché sono molto luminosi. Di fatto ultimamente la sto usando tantissimo, ce l'ho anche oggi, anche se non, insomma, non si vede molto perché ormai sono passate diverse ore da quando ho fatto il make-up. Quindi questa qui che ha i due ombretti più un bronzer molto luminoso. Questa palettina è bellissima, non si vede molto perché purtroppo la luce non è un granché, però vi assicuro che sono molto molto pigmentati questi ombretti. Tra l'altro ho fatto anche un video con l'applicazione di questi, quindi se siete interessati andate a guardarlo. Molto pratica, piccola da portare con sé e i colori sono belli, molto luminosi e molto pigmentati. Poi avevo portato, ah no, l'avevo dimenticato, avevo portato anche questo per le occhiaie, casomai mi fossi svegliata con delle occhiaie un po' più forti. Fortunatamente non è accaduto, difatti questo non l'ho usato. E poi ho portato il mio solito Shaka bianco per l'arcata sopraccigliare, questo qui me l'avete visto usare tante volte. E poi avevo portato questo qui piccolino, questo primer piccolino di Too Faced. Molto pratico perché come vedete è piccolo. Io l'avevo acquistato, se non erro, insieme alla palettina, era comunque un cofanetto con tutti i prodotti della Too Faced, quindi anche alcune mini size. Poi avevo portato nell'indecisione alcune delle mie matite preferite, che sono queste per gli occhi ovviamente, e in pratica erano questa verde di Urban Decay, questa nera di Essence e queste altre che sono due marroni, una diciamo più taupe, l'altra un po' più scintillante, più brillante, tutte di Urban Decay, e anche questa qui la nera che io adoro per fare la riga di eyeliner, perché a me non piace moltissimo l'eyeliner, preferisco una matita sfumata perché la trovo più elegante sinceramente, quindi è per questa motivazione qua. E questa matita io sinceramente la consiglio, la 24 settimi di Urban Decay, come vedete io le sto consumando perché queste matite le adoro, sono bellissime, hanno un tratto molto scrivente e sono molto sfumabili. Quindi avevo portato per gli occhi queste, in realtà poi ho usato questa e appunto questa, ho messo il verde sotto, ho fatto un po' sopra la riga così e all'interno ho messo questa. Poi avevo portato ovviamente il mio rimmel, questo qui, il Pupa Vamp, che ormai sapete sto utilizzando quasi sempre solo questo. Naturalmente avevo portato il mio rimmel trasparente per le sopracciglia. Avevo portato solo un gloss e ho scelto questo qui di MAC che mi piace tantissimo, lo sto usando tantissimo ultimamente. Ed infine ovviamente un burro cacao, avevo portato questo qui di Sephora. E niente ragazze, ecco qui, vedete? Vuota. Quindi non so se per voi sono tante cose, per me sono pochissime, però ecco, forse sono tante perché erano solo 2 giorni che dovevamo stare fuori. Tra l'altro il progetto era quello di passare 2 giorni a mare, quindi probabilmente insomma avrei dovuto realizzare un make-up soltanto il sabato sera, magari il giorno dopo qualcosa così per ripartire. Però, ripeto, il tempo purtroppo è stato un po' avverso, sabato era brutto, anche piovuto, quindi di mare ne abbiamo fatto davvero pochissimo, siamo rientrati ieri sera, stanchi morti, e niente, adesso mi tocca rimettere tutto a posto e questa è la cosa più odiosa dell'universo. E niente ragazze, spero che comunque questo video vi sia stato utile, poi, diciamo vi sia stato da spunto, spero di aver risposto anche un po' a chi mi aveva chiesto di fare questo video. Per quanto riguarda l'aereo, bene o male queste sono le cose credo che si possano comunque portare. L'importante è che i liquidi non superino i 100 ml, se non ricordo male. Quindi questo è un beauty che idealmente anche in aereo si potrebbe portare. Poi magari più avanti, quando farò proprio il beauty delle vacanze, quando andrò via per più giorni, vediamo, vi farò vedere che cosa deciderò di portare, magari l'intera casa.
Niente ragazze, questo era un piccolo video appunto, quindi spero che vi sia piaciuto, vi sia stato utile. Vi rimando al prossimo video. Un abbraccio e tanti baci a tutte. Yeah, be cool, just move with the groove. No funk in here, the beat way too smooth. Yeah, let's yeah. just do what we came to do. Just vibe with it, vibe with it, vibe with it. Be cool, yeah. just move with the groove. Let's no go. Funk in here, the beat way too smooth. Let's just do what we came to do. Just vibe yeah. with it, vibe yeah. with yeah. it. Yeah. Unleash the verbal blessing, prolific with herbal lessons. So kick back, chill, relax, and learn a lesson. No 9 millimeters, no heaters, I spit the lesson. La dichiarazione per la stampa. Qui è una gabbia di matti. Questa è la verità purtroppo. Ma la accettiamo. Chi è la persona più avanti con l'età? Expect no less than the